Non continuate con questo bidù, perché per me è lavoro, ok? Se ti dessero 2000 euro a settimana, tu pubblicizzeresti pure la merda. Altro che bidù. Voi non li guadagnate manco in un mese, 2000 euro. Che cazzo vuoi? Io faccio il cazzo che voglio. Quindi cosa volete vedere ancora? Le pellicce, gioia, cosa volete vedere? Voi cosa avete da far vedere invece? I mobili li ho trovati già qua in casa, tesoro. Io non ho pagato proprio nessun mobile. Quando ho comprato casa c'erano già i mobili e sinceramente non me ne può fregare di meno di cambiarli. Che me frega di cambiare dei mobili? Io abito in un attico di 190 metri quadri, in una zona stupenda, ma dove cazzo volete andare? Ragazzi, parlo sempre delle persone che insultano, non parlo di voi che mi amate, per carità. No, l'etichetta non la taglio perché questo abito non l'ho mai messo, quindi non sono stata lì a tagliarla. Vedete che ce li ho tutti nell'armadio con l'etichetta. Quando li metterò, taglierò l'etichetta. Ma qual è il tuo problema, tesoro? Ma se io li voglio comprarli e li voglio buttare, ma saranno cavoli miei come devo fare, no? Ciao, Angelo. Sì, sono 190 sotto e praticamente 100 sopra, sono 300, è vero. Perché sopra c'ho praticamente tutto un terrazzo di 100 metri. Non è in affitto, amore, io non pago affitto, anche perché una casa così dovrei pagare 4.000 euro al mese di affitto, è casa mia. Cioè, proprio non ce la fate, eh? Che lavoro fai? Ma io non lavoro, è un anno che non lavoro. Quella era una parte dell'armadio, poi ce ne sono di robe, ma mica ve le faccio vedere. Angelo, non hai fatto vedere i gioielli potenti che io sto bene. Ma che cazzo faccio vedere a questi qua, amore? Ma gente che viene a dire del reddito di cittadinanza, che comunque è un'offesa che per chi veramente lo prende. Cioè, questi non si rendono conto. Ciao mamma, la mia bambina. Cosa sta facendo la bambina? Cosa sta facendo? È inutile che continuate a scrivere perché mi hai bloccato, perché mi hai bloccato. Ragazzi, chi viene qui a insultare, o non solo qui, nei commenti delle mie foto e miei post. Ciao Lenny, cioè. Comunque viene bloccato. Poi non mi mandate i video perché mi hai bloccato. No, se vi ho bloccati, rimarrete bloccati. Non c'è verso di essere sbloccati. Mi dispiace. Ci pensavate prima con quella bocca marcia che vi ritrovate a dire le cose. A me con le unghie non viene difficile nessuna azione, tranne le vostre domande di merda tipo questa. Sì, i capelli sono biondo naturale, ma il coraggio. Ciao! Ciao Maria! Mamma, ti prego! Maurizio! I bracciali sono upi, no vabbè. Allora, questi bracciali sono d'oro bianco e me li regalò mia madre, ok? Me li fece fare dal nostro gioielliere di famiglia,
E me li regalò. Quindi, cioè, io non ho parole. Ma perché dovete essere così a dire sempre queste cattiverie? Sono deluso. Stai offendendo anche mia madre comunque così, in questo modo. Faccia di merda. Ma come ti permetti? Cioè, visto che me li ha regalati lei. Tu sei vai a Lupin, tu avrai una madre con la crescita chiatta, brutta, orrenda e barbona. Tu e lei dovete andare a Lupin, falliti. Che poi non c'è nulla di male andare a Lupin, eh. Solitamente aspetto la tua bocca sotto che riesce a prendere tutti gli escrementi. Non è una maglia, ma è un vestito. Zigomi troppo gonfi perché? Ma vai a fare in culo, vai, coglione. Non hanno capito. Se scrivi sta frase a me non hai proprio capito un cazzo. Zigomi troppo gonfi perché non voglio assomigliare alle facce di merda come le vostre. Naturale, io sono naturale. E si vede che siete naturali, che fate cagare al cazzo. Ecco perché siete naturali. Fate cagare al cazzo. Ma per fortuna che Dio benedica la chirurgia plastica, il silicone e tutto quanto. Per fortuna che io sto scoppiando da quanto sono rifatta e non sono come quelle facce di merda vostre, con quelle bocche di merda, con i baffi sopra e le bocche tipo salvadanaio, i denti marci, tutti crollati. E voi pensate di venire qui a insultare a me? A me mi fate un complimento quando mi dico che sono tutta silicone. Ho voluto essere io così. Ma non avete ancora capito un cazzo! Ho voluto essere io rifatta e vorrei rifarmi ancora di più! Cioè, ma che cazzo? Cioè, io non ho parole! Pensano di insultare, oh, un gommone, ma meno male, ma che bello, ma io quando mi dite che sono un gommone, io ho un orgasmo multiplo, perché era quello che volevo, sentirmi dire questo e non essere come voi con quelle facce di merda, omologati, che andate a farvi la ceretta al baffo dall'estetista. Le fessure del salvadanaio, Cian. Io sono naturale. E si vede che sei naturale, fai cagare al cazzo. Io sono naturale, si vede. Fate schifo, fate. Ma voi pensate di essere belle perché siete naturali? Fate cagare perché siete naturali. È che non avete i soldi per andare dal chirurgo. Allora attaccate chi ci va. Ma la potete sucare. Perché se voi aveste le possibilità, ci andate subito dal chirurgo. Invece dovete stare lì. No, io mi piaccio così. Nessuno si piace com'è. Non diciamo stronzate. Andatela a raccontare a qualcun altro. Comunque sappiate che quando mi dite che faccio schifo, che sono siliconata, che sono rifatta, io godo, ho un orgasmo perché io amo essere rifatta, io ho voluto essere così, io mi gonfierei come una mongolfiera e vorrei scoppiare nel cielo sulle vostre facce di merda. No, troppo, intanto siete lì che macinate. Quando dite troppo è perché sicuramente vorreste avere qualcosa che ha quella persona e voi non c'avete le palle per farlo. Voi non avete le palle, oltre ai soldi, non avete le palle per andarvi a mettere su un lettino chirurgico, farvi addormentare e farvi rifare le cose. Non c'avete i coglioni. Quindi tacete con quelle bocche a salvadanaio, con i denti marci in bocca. Tacete, state nelle vostre casette popolari, non rompete il cazzo alla gente che sa usare.
Ho due tette enormi, certo, amore, a quei prezzi. Ah no, scusate, no, perché la chirurgia me l'ho fatta con il reddito di cittadinanza. Io mi sono rifatta tutta con il reddito di cittadinanza, ovviamente, perché sapete, no? Con 500 euro al mese. Una schiatta in corpo, sta gente di merda, avete rotto il cazzo. E ve lo ripeto, io lo faccio sempre notare, perché questa gente di merda ha fatto ammazzare le persone. Questa gente di merda crea dei danni alla gente. Le labbra fatte male, tesoro, le labbra non devono essere belle. Le labbra devono essere enormi. Punto. L'idea di bellezza è un'idea cheap, anacronistica, orrenda, per gente minore. Io non voglio essere bella. Io voglio essere io. Punto. Che cazzo me ne frega a me di essere bella? Ma che me frega? Ma tu chi sei per dirmi come devo fare? Ma chi sei? Ma voi state lì dietro un computer. Non vi mettete quelle facce di cazzo che avete a parlare. Io sono qua in prima persona a dialogare con voi e a ribattere le vostre cattiverie. Voi siete lì dietro un computer di merda. Non ci avete le palle manco per uscire di casa. Io ci metto la faccia, coglioni. Facile scrivere, beh, sono capaci tutti. Sei veramente così? Boh. Tu pensa come sei tu. Pensa come sei tu. Non pensare a me, tesoro. Pensa come sei tu. È vecchia pure quella, le unghie sono sporche. Tesoro, anche questa è stata già detta, è vecchia pure questa. Pensa al tuo culo quanto è sporco e a quanti cazzi devi prendere per pagarti da mangiare al PAM, amore. Pensa a quello, va? E alla tua faccia che porta i chiari segni di una malattia. Non pensare a me, non pensare agli altri. Tutti questi profili fake che io so chi sono, tra l'altro, no? Gente che sta chiusa in casa a fare marchette, malati, con la faccia crollata e poi vengono a rompere i coglioni a me. Ma da me che cazzo volete? Ma che cazzo volete? Gli incendiano le macchine, sono dei disperati e raccontano balle su balle, hanno debiti ovunque e poi vengono a rompere i coglioni a me. Ma sciacquati la bocca prima di parlare di me. Ma ovvio che si sa chi sono.